notizie che vi elenco, e in particolare è stato accusato di pluriomicidio, di abuso di ranger, è un crimine che ci hanno al paso, abuso di ranger, conflitto di interessi in quanto che capo degli indiani e capo del ranger, di misoginia, diffidenza forte nei confronti dell'altro sesso e avversione per l'esercito, anche per le divise. In attesa hanno affidato a noi, per motivi che ci sfuggono, il compito di processarlo, no? Quindi noi lo faremo cercando di evitare che ci crolli addosso questo baldacchino. Sarà l'elemento conduttore della serata, credo. C'è un avvocato difensore, c'è un giudice, c'è un avvocato dell'accusa, un pubblico ministero. Ci sono due testimoni, uno a favore e uno contro, ci sono alcune immagini, ci sono due musicisti messicani che tra poco chiamerò a cominciare a preparare questa serata, e c'è un giudice che sono io, che naturalmente, come in tutte le storie di Tex, viene da un altro paese, è arrivato all'improvviso e deciderà che tipo di giustizia fare in maniera un po' approssimativa, come fanno spesso nel West. Non vi è il minimo dubbio che Tex abbia ucciso un sacco di persone. Ne ha uccisi, non sappiamo esattamente quanti, ma credo che superiamo abbondantemente il migliaio, forse anche le 2.000-3.000 persone. Beh, sull'omicidio c'è poco da dire, le immagini parlano da sole. Tex, quando spara, non sbaglia un colpo. Qualcuno potrebbe dire, beh, ne ha anche feriti tanti, è vero, ma ne ha anche ammazzati tanti. Vedremo poi quanti e se questi omicidi erano giustificati. Si attenga al processo, non faccia, diciamo, illazioni sulla psicologia dell'accusatore. Qui stiamo a parlare non dell'accusatore, ma di Tex Weaver. Lei lo difende da questa accusa di killeraggio plurimo, il conflitto di interesse? Ma certamente, intanto diciamo che come voglio dimostrare una persona afflitta da un destino crudele, cioè voi qualunque strettoia attraversate, volete passare per quelli dei palazzi, andate tranquilli. Io ho lasciato l'automobile nel fondo, passerò, dico, ma quei palazzi stretti, uno partono dall'altro, ma nessun problema. Se Tex Wheeler attraversa qualunque tipo di strettoia, subisce un agguato, cioè solamente vedere un palluccichio della luna riflessa su un fucile lo salverà. Vostro onore, io prima però devo fare una piccola precisazione, sì. Perché questo sedicente, e dico sedicente avvocato, sì. Non si può permettere di difendere un personaggio come Tex Wheeler che ha ucciso tutte quelle persone, ma sapete perché? Perché questo sedicente, dico sedicente avvocato, è stato complice per più di 10 anni di un noto assassino e ladro, è stato complice nelle sue avventure di un certo diabolico. Ma se uno nella sua vita c'è una donna sola e una volta sola, quando gli ammazzano quella si incazza. Scusate. Ha ragione. Per 20 anni. Questo gli è girato per 20 anni. Però una cosa noi mi risulterebbe da una precedente conversazione. Lei ha Civitelli, maestro Civitelli, ha fatto una delle tavole erotiche dentro la serie di Tex, perché nella storia che racconta l'incontro tra lui e Lilith, che è la mamma di Kit, c'è un bacio. L'hai detto te prima, io come. C'è un bacio, no? Ci racconti? Eh sì, vostro onore, eh sì, e qui casca l'asino, buttate in terra. Casca l'asino, perché finalmente in 60 anni si è capito che Tex un era gay. Oh, perché, la parola è stata detta, non perché, sta con questa cazzo, è stata non una vendetta per il mio edicolante che tutte le volte mi diceva per me Tex è gay, per me Tex è gay se la fa con cazzo, no? Questo è una io glielo ho dimostrato, no? Molti lo dicono. Lui amava la moglie e l'ha baciata in questa festa. Questa è una leggenda da sfatare. Perché, insomma, se lei viene catturato dagli indiani, lo prendono, lo mettono al palo della tortura, gli dicono te se sbudella per 2 giorni, te se fa soffrire le pene dell'inferno, oppure sposi la bella gnocca che è la figlia del capo. Lei che fa? Non ho dubbi, anche se si chiama Lilith. Fatto così. Si chiama Lilith, si chiama Lilith, si chiama anche la sposa nuova. Okay. Soprattutto se me lo dicono con un forte accento aretino, voglio dire. Questo non posso che cedere. In Arizona parlano un po' così. Thank you.
riferimento alle idee del presente o alle idee del passato? Questo forse è uno dei tanti. Bella domanda. Scalfari che dice? Dice che per esempio Tex con l'escort non ha mai avuto problemi. Questo è vero. Questo è vero. Ricorrendo proprio fare una divisione molto netta, direi che da una parte c'è un eroe duro che rifiuta i soldi. Questa è la cosa fondamentale. Questa è la cosa fondamentale. Rifiuta la ricchezza anche come sintomo di modernità, ma rifiuta il soldo nella maniera più assoluta. Lui non ne vuole, anche perché poi bisogna dire la verità, non ne ha bisogno, per cui è un po' facile anche dire c'ha lo stipendio da reggere. Ciao. No, no, c'ha lo stipendio da reggere e quello da capo da bavo. Sono... sì. Ogni 27 ti arrivano 45 sassi bianchi, 8 sassi neri, 4 gardini e un po' di tua piuma d'acqua. Esatto. Venivano da Nogales, traversavano l'Arizona, tra formazioni montane di alti pinnacoli, tra deserti silenziosi, cactus, polvere e serpenti, cavalieri misteriosi sulle rive del Rio Grande. Generalmente i banditi prendevano le scorciatoie e spesso per disimpegnarsi passavano a guado il fiume. Hai le case sul confine, hai le splendide donne brune che mentivano per chiamavano il tagliagole. Rai da di 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 di, dai da di. Ci dicono dal palazzo che Tex è scappato, è fuggito dalla prigione. Per cui, non riuscendo a capire come dobbiamo fare proprio legalmente dal momento in cui il prigioniero è scappato, lasciando un messaggio a sua volta sul muro della prigione in cui c'è scritto «Sono scappato perché devo andare, voglio andare a Casal di Pari a intervenire direttamente, va bene, sul processo che mi riguarda», io credo che dovendo noi dar la parola al principale imputato della faccenda non possiamo prendere più in giudizio la valutazione. Calcolando, vedendo la cartina disegnata più volte dai disegnatori, che la distanza tra il Paso e Casal di Pari è piuttosto lunga e che a cavallo ci si mette diverso tempo, direi che il processo è sospeso fino a tra due anni, fino alla prossima edizione di questo incontro, e che quindi riprenderà tra due anni. Pirozzi e Pedro Milani per oggi messicani. Grazie molte a tutti quanti, a Carlo Monni che ci ha dimostrato come si può tenere in mente tutto quel che si vuole praticamente, a Tito Faraci e alle sue storie, a Fabio Civitelli che qui ha parlato con noi e a Luca Raffaelli che cura questa edizione straordinaria delle cose di Tex. A tra due anni, buon proseguimento. Viva Tex Willer!